L'università con a capo il rettore era pronta per la vaccinazione, ma a causa della mancata comunicazione dell'AIFA, con la quale doveva spiegare che il vaccino AstraZeneca poteva essere somministrato anche agli over 55, rettore e diversi docenti non sono stati sottoposti a vaccinazione. Dovranno ripresentarsi la prossima settimana. Il rettore era pronto e si è mostrato alla stampa così, prima del rinvio. È un passaggio importante perché in questo modo l'università può ricominciare in presenza, in tutta sicurezza. Il tassello vaccino è un tassello fondamentale. Oggi ad essere vaccinati saranno anche altri docenti? Sì, praticamente circa il 75% dei docenti dell'Università di Teramo ha aderito a questa campagna, quindi sono particolarmente orgoglioso. Abbiamo tutti ascoltato l'appello di Liliana Segre, che ci ha ricordato che dobbiamo aver paura del virus e non del vaccino. Rettore, sembrava tutto pronto per la vaccinazione, invece che cosa è accaduto? No, semplicemente non è ancora arrivata la circolare del Ministero che libera AstraZeneca dai 55 ai 65, quindi la vaccinazione sta andando avanti tranquillamente per le persone che hanno meno di 55 anni, gli over 55 senza patologie che rientravano anche nella comunicazione ufficiale che aveva fatto il Ministero, in questo momento non possono essere vaccinati perché non c'è ancora la comunicazione ufficiale alle ASL. Quindi lei era pronto per vaccinarsi, però sì, ha dovuto rinviare. Io personalmente sì, e tutti i colleghi over 55. Mi dispiace, me ne scuso ovviamente con i colleghi, però ripeto, è soltanto uno slittamento di qualche giorno. Anche se ovviamente le persone si sono impegnate per venire tutte oggi, quindi come dicevo prima con un'adesione enorme, è uno stop, purtroppo non è, come dire, colpa di nessuno a livello locale, forse un'organizzazione migliore a livello ministeriale sarebbe stata meglio.